qua parte a prova. Partenza prova numero 3 del pomeriggio. Sì. Oggi sabato 27 novembre? 27 novembre. Pieno clima invernale. Abbiamo una grande variante al sabato del preparatore, che è il sabato del faverista. Un po' di cazzate in sottofondo non fanno mai male. Sono tutte prove, una praticamente dietro l'altra pomeriggio. Sì. Un bel ritmo. C'è certo che qui se nevica sembra di correre su una caverna di neve praticamente. Sì. Con tutta la vegetazione. Sì. Praticamente il giorno della favera questi quattro masi che ci sono qua hanno un incremento del traffico del 4000%. Sì, sì. Avranno una parvenza di metropoli con problemi di traffico, ingorghi. Tipico paesaggio quasi trentino qua. Molto 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 valida. Sai che praticamente ho preso questo telefono per il fattore che c'ha una videocamera, una telecamera che sono veramente valide. Ah, sì. E anche molta memoria. Sai se qua c'è un bambino piccolo il giorno della favera come se lo ricorda? Ah, sì. Via Trenti, usciamo a Pove qua. Tonantino. Qua se non hai un po' di freno a mano è un po' difficile farli. Bello, pare un albero di cachi. Sì. È inutile da dire, il freddo fa venire voglia di essere rallisti negli anni eroici. L'estate non stimola l'utilizzo della macchina, l'inverno sì. Incolliamo cascata. Ecco, qua si potrebbe organizzare un parco chiuso, un riordino, una birretta, una grappa. Quanto lunga è la prova, Ivo? 3 km. Ottimo. Questa è la classica strada che se la fai di notte con un Fulvia, vista da dietro, come diceva il giornalista della Gazzetta dello Sport, sembra la coda del drago. Ottimo, metto in pausa.